Buonasera a tutti, bentornati al consueto appuntamento con le nostre ricette e i nostri cuochi. Stasera ancora tre cuochi, tutti molto bravi, e cercheranno di darci gli ultimi suggerimenti per poter pensare a questo pranzo di Pasqua o al pranzo magari di Pasquetta, onorando la tradizione e magari cambiandola appena appena. Allora, i cuochi di stasera sono la mia cocca, Beatrice Segoni. Eccola qua, a tutti. Burgo Saiacopo, buonasera. Ristorante che lei dirige con grande maestria, ha riaperto adesso e tra l'altro ha una fotografia bellissima che adesso vi voglio pure mostrare perché è veramente bella, che è il suo biglietto da visita con una frase. Non è il mio biglietto da visita, la stanno mandando in giro per tutta Firenze e quasi mi vergogno perché sai, intanto arriva qualcuno e dice ma chi è lei? Tu sei una star. Ma che star? No, lo sei una star. Senti, dimmi un po', però ho letto questa frase che mi ha molto colpito, che è in questa cartella, potremmo dire, biglietto da visita. Qual è? Che l'arte del mangiare è l'arte di vivere. L'arte del mangiare è l'arte di vivere. Quindi non siamo più per nutrirsi, no, ma siamo per provare emozioni. Certo, sicuramente. Del resto le emozioni, dovete sapere, che sono emozioni anche semplici, anche quelle di un profumo, dell'erba che appena nasce. Eccola qua la nostra Beatrice, qui assisa in uno dei divani. Sì, lì avevo capelli lisci, visto. Sì, ora invece ti sei fatta più capricciosa. E dicevamo che emozionarsi anche ai fiori, qui abbiamo del rosmarino, al primo ronzio delle api e anche il silenzio emoziona. Al silenzio, insomma, veramente. Magari un po' di silenzio. Insomma, emozionarsi in cucina è abbastanza normale. Sì, in cucina, no? Secondo me è molto facile. Vero? Perché la cucina è un mondo di colori, di profumi, di sensazioni, di pensieri, perché mentre fai una cosa già ne pensi un'altra. È veramente una cosa. Tutti i lavori creativi, secondo me, hanno questa particolarità. Ecco, ma la cucina poi in realtà è il più creativo alla fine, no? Perché ti coinvolge in diversi settori, sì, secondo sensi, me, no, proprio. Sì, sicuramente sì, ma anche, non so, per esempio essere una stilista. Te lo perché dico lui perché lo io è. Ero lui, prima di essere cuoca. Lui lo è, senti, lui lo fu. Quindi lei lo era. Riporto molto facilmente quei pensieri a quelli di oggi, capito? Quindi è in un certo senso avere quel gusto, quella sensazione per la moda che previene anzi la moda e che permette di fare le collezioni prima, ce l'avete anche nel proporre certi piatti. Sicuramente. Quindi, sì. La cucina di oggi quale deve essere secondo te? Poi passiamo ai piatti. Secondo me deve essere il rispetto della tradizione, perché noi siamo nati con delle radici e dobbiamo portarle avanti. Ecco. L'innovazione sì, per carità di Dio, ma deve essere il piccolo particolare, non può essere l'elemento fondamentale. L'elemento fondamentale deve essere la tradizione. Ecco, quindi piatto della Pasqua sarà sicuramente qualche cosa di classico con qualche cosa di innovativo. Esatto. E quindi che cosa mi combini? Io ho fatto l'uovo. Ah, bene, hai fatto l'uovo. Ho fatto l'uovo, non come fa le galline, ho fatto l'uovo cotto. Hai fatto l'uovo, sì. E molto dovremmo parlare. Ci ho abbinato una crema di piselli, perché i piselli, primavera. Guarda che spettacolo, cioè sono profumatissimi e sono bellissimi. Ancora un po' costosi, però va bene, pazienza. Le primizie tutte si pagano, non è c'è, vero. Non c'è che dire. Però l'ho chiamato nuovo, perché nuovo. È un modo nuovo di fare l'uovo. Sono curiosissima, perché l'uovo veramente... Sì, perché l'abbiamo visto bollito, l'abbiamo visto alla poché, l'abbiamo visto... In vortice. In tutti i modi. Io te ne faccio vedere un altro. Ma sono molto curiosa, l'uovo ci rivelerà quindi stasera una sorpresa. Ed ecco qua invece gli altri nostri ospiti, che sono Massimiliano del Fuvo Tapentole Osteria del Mare, che viene da Castiglione della Pescaia. Ha cambiato adesso da Votapentole... Che cosa sei diventato? Sono diventato quello che diceva prima Beatrice. Ecco, vieni Beatrice. Per anni abbiamo fatto innovazione. Sì, ricordiamo il Votapentole, anche lui è un ristorante di è stato di grande sì, successo, di tendenza. Non ci possiamo lamentare dei risultati che abbiamo ottenuti. Comunque era incentrato sulla innovazione.
partendo però dalla tradizione. Io sono nato e cresciuto in Maremma, per cui sento molto forte l'attaccamento alla mia terra. A un certo punto quest'anno, dopo un anno di riflessione... Anno duro per tutti, sì, i ristoratori hanno risentito però, anche. Insomma, è andata bene, non mi posso lamentare, ecco. Però avevo proprio questa esigenza, bisogno di ritornare a quella che era la tradizione, quindi il valore massimo della materia prima e del piatto come era una volta. Chiaramente rivisto, ma senza ritoccarlo, solo con la precisione della tecnica. La tecnica che è cambiata decisamente. Certo, che abbiamo maturato. Quindi mi sembra che questa sia anche una linea da seguire e che molti ho visto anche negli ultimi convegni dedicati al cibo stanno seguendo, praticamente attenendosi al territorio, ma anche con i piedi, quindi per terra, valorizzandolo, perché poi è un'economia che si muove, no? Chi non l'ha mai abbandonato questo pensiero di tradizione, c'è stato un periodo che era etichettato come scontato, come banale. Eh beh, sì, certo. Però secondo me le nostre origini non sono banali. Le nostre origini sono state la nostra fortuna negli anni e nel mondo. E quindi continuano a essere. Non ce, no? non ce lo possiamo dimenticare. Bene, il piatto tuo quale sarà? Il piatto nostro è un pesce, in questo caso è una pescatrice all'isolana, cotta in una maniera un po' diversa dalla solita cottura in forno o in tegame. Bene, quindi isolana fa pensare a pomodoro, cipolla, cappero, cipolla, l'oliva, insomma, tanti profumi mediterranei, via. Bene, adesso invece diamo il benvenuto a un cuoco valente, veramente molto bravo, che è la prima volta che abbiamo qui da noi, ed è Alessandro Zanieri del ristorante dei Frescobaldi Wine Bar di Firenze. Eccolo buonasera. Qua. Buonasera a tutti. Allora, ciao, buonasera. Direi che tradizione nella tua cucina ci deve essere, perché rappresenti la cucina di una grande famiglia nobile, no? Già dal 1200, quindi chi meglio di noi può parlare di tradizione culinaria e divino in questo caso. Poi non solo, famiglia che è anche coinvolta nel portare avanti il discorso dell'olio, del vino, degli allevamenti, non dimentichiamolo, perché abbiamo qui avuto anche Bona Frescobaldi e ne ha parlato, quindi degli allevamenti di suini, di cinta, eccetera, eccetera. E ora anche di bovini, perché su Anipozzano hanno anche degli allevamenti bovini, quindi insomma... Insomma, per te quindi la tradizione deve essere proprio un fondamentale, must, sì, assolutamente sì. Senti Alessandro, che cosa mi farai oggi? Oggi, proprio perché parliamo di tradizione, faremo dei pici con ragù di agnello. Oh, quindi, mi piatto piace tipico questo, pasquale. Come dicevano i nostri colleghi, insomma, anche noi stiamo attenti alla tradizione, guardiamo anche le nuove tecnologie di cucina e di cottura dei cibi, perché sono fondamentali, perché ci aiutano moltissimo, però bisogna stare molto attento a ingredienti, cosa si usa, quando si usa, anche la stagionalità, che è la cosa fondamentale, che tutti ormai ora se ne parla, ma è la cosa forse più importante. È vero, è assolutamente vero, anche se il concetto di chilometro zero ora è un po' stato rivisto, se no non avremmo limoni, non avremmo i cedri, che nella tavola di Pasqua per esempio ci sono, soprattutto al sud, e quindi è un attimo rivisto. Bene, sono contenta Alessandro di averti qui nella squadra di Aspettando il TG, e direi però di, sai che cosa? Di iniziare subito con lui, con il nostro pirata. Perfetto. Perché so che dopo deve andare via, però aspetta, prima abbiamo anche un quiz che invece offre il ristorante dei Frescobaldi. Allora, noi vogliamo sapere, offre un pranzo ovviamente abbinato al nostro quiz, pranzo degustazione o cena, e vogliamo sapere titolo, interprete, anno di questa canzone. Poi dalla prossima settimana cambiamo giochino. Ho deciso, Beatrice. Brava. Va bene. Va bene? Avete indovinato voi? Facilissimo. Sì. Allora, vai, dimmi gli ingredienti, presentameli e poi iniziamo il tuo piatto. Allora, gli ingredienti. Abbiamo un pesce, in questo caso, come questo avevamo detto, un pezzo di pesce. Ne ho portato un pezzo, perché l'altra volta mi hai sgridato perché ho portato un pescione, quando l'ho aperto è uscito il sangue, non si deve vedere il sangue, le budella. Allora ha detto, guarda, facciamogli pulizia prima, io ti ho portato un bel pezzo. Mi ha portato uno squalo, mi ha portato una palamita di 10 kg, l'ha aperta, la palamita ovviamente sangue. Io
ho detto, vabbè, che era fresca, ma non esageriamo. Allora oggi invece ho portato un bel pezzo. Però questo pezzo, che pesce è? Perché io non lo è un pezzo di pescatrice, è una pescatrice molto grossa. Ah, ecco, molto grossa. Tu sei maniaco dei pesci grandi. Perché il pesce grande si lavora meglio, dura di più, è tutto un altro pregio. Infatti anche il prezzo dei pesci di taglia più grande è sempre maggiore rispetto a quello di taglia più piccola. Ecco. Sì, un tempo si diceva però che il pesce grande ha meno scarto perché ha un testone e basta, nei pesci invece magari di 2 chili per diverse persone devi prendere diverse e quindi c'è più scarto. Oggi non va più così? No, non esattamente, recuperare si può recuperare tutto e penso che sia io che i miei colleghi sappiano che questa è una cosa fondamentale. Ma di bello nel taglio, nel pesce grande o comunque in un taglio grande, è che è più versatile, ovvero sia si può fare anche un pezzo tipo un po' più grande, esatto, insomma no? ci permette di lavorarci un po' tipo un po' filetto meglio. Insomma, sei d'accordo tu, Alessandro? Avete anche voi del pesce nel vostro menù? Sì, assolutamente sì, usiamo. Io so che fate un baccalà squisito. Sì, è vero. Allora, rana pescatrice quanto costa? Rana pescatrice su un banco di una pescheria si può trovare intorno ai 24-25. È un pesce che viene da dove normalmente? No, normalmente... Se siamo fortunati assolutamente dal Mar Tirreno. In questo caso io sono fortunatissimo perché ho il locale a 100 metri dalla banchina di Castiglione della Pescara. Quindi arrivano direttamente dal cestone. Non dico che scaricano il pesce davanti nell'ingresso del locale, ma insomma ci vuole veramente poco. Quindi voi create per esempio dei piatti, però poi quando decidete di fare un menù è ovvio che è il pesce che è stato pescato, vero Beatrice, che determina poi il piatto, non è l'inverso. Perché assolutamente. Si parte sempre dalla materia prima. Dalla materia prima bisogna trovarci anche un certo feeling, no? Con la Quindi materia hai prima. Feeling con la rana pescatrice? Io sì, abbastanza. Anche perché è un... tanti dicono che il tonno è il maiale del mare. Secondo me il tonno non lo posso più vedere molto. Nel senso che o il tonno viene dato in un modo particolare e deve essere... buonissimo, assolutamente. Questo, tu ami molto il tonno, ma però hai fatto anche un'ultima preparazione squisita. Sì, però non nella porzione grande, cioè amo il poco tonno. Quindi il tocco il di tocco, tonno, sì, esatto. Che deve essere di qualità, ricordiamolo, veramente, chiaro. Perché di tonni ce ne sono stati anche sì, ma un poi po' troppi. Parlavi dei pesci grossi, il Mar Tirreno per questo è eccezionale, perché è un mare profondo, quindi cosa che invece non è il l'Adriatico. Mare Adriatico da quindi dove sei da Sogliola io. Tu quasi. Io sono da Sogliola, da Zanchetta, da Pannocchia. Triglie quelle più, quelle capito? Triglie buone, è così. Quelle triglie buone. Triglie buone ci sanno noi, abbi pazienza. Ora anche noi, cioè, ora vorrei dire, ma... Anche noi. Senti, Alessandro, dov'è la triglia migliore secondo te? La dov'è? Triglia migliore si trova Firenze. Nel Tirreno. No, a Firenze no, purtroppo ancora non le hanno inventate. Allora, la triglia secondo lui nel Tirreno, secondo lui nel Tirreno, la triglia dell'Adriatico, ma che secondo cos'ha? Secondo me nel Conero ci sono delle buonissime triglie. Secondo me nel Tirreno, ma proprio... a Castiglione. Oh, ora insomma, mi sembra che tu sia un po' campanilista, perché poi basta, ho capito. La triglia. Se no si finisce qui. Bene, senti gli altri nomi della rana pescatrice. Coda di rospo. Oh, coda di rospo, c'è chi lo chiama il filetto quasi del pesce proprio per antonomasia, perché ha questa carne consistente. Molto bianca, consistente. È il mio preferito. Non c'è l'isca, quindi è facilissimo anche da mangiare. Certo che se in pescheria invece di testa e tutto si compra un filetto possibilmente di provenienza comunque nazionale e il lavoro è molto più facilitato perché... Ecco, però normalmente vengono vendute le code di rospo che non sono del nostro mare, ma purtroppo sono no. O della Danimarca e sono un po' più che sanno più di baccalà, sì, mezzo vero? Baccalà, sì. mezzo baccalà. Baccalà oppure di dove? Eppure vengono anche dai altri mari, solitamente vengono dai mari del Marocco, questi posti qui. Però il Marocco ha delle c'è un grande banco di pesci, però pesce, mettiamoci il viaggio, mettiamoci lo sdoganamento, insomma il pesce meno giorni passano
Va bene. Meglio è. Allora, comunque, quando chiediamo in pescheria, perché sicuramente si fa bella figura se offriamo la coda di rospo o rana pescatrice, controlliamo la provenienza, che fra l'altro è un obbligo dichiarare nel banco del pesce. Bene, abbiamo così visto facciamo il prezzo, bella figura detto. E aiutiamo la nostra pesca che ne ha bisogno. Ma lui proprio l'hanno preso come testimonial, lo sposo. Ecco, dai. Allora, gli ingredienti per farlo. Lasciamo perdere ora la pescatrice, va bene? Sì. Un po' di verdure, due patate, io le ho già lessate per fare un po' prima, un bel cuore di sedano bianco. Bene, mettile qui, guarda che così le vediamo meglio. Un cipollotto fresco. Bene. Le patate già bollite. Già bollite, sì, non del tutto, diciamo tre quarti cottura, ok? Quindi 10 minuti. Sì, sì, sì. Un pomodoro. D'accompagnamento, ormai ce lo mettono sempre. Capperi e olive taggiasche. Allora, l'oliva taggiasca perché la mettete sempre in queste composizioni invece di un'altra oliva che è solo l'oliva barese? Dimmi un po', risponde lei. Ma secondo me perché ha il gusto equilibrio. Un saporino particolare. Esatto, è amabile e quindi si accosta molto facilmente a tutte le pepate. Io che non sono toscana, che hai l'oliva da ascolana, ecco, proprio nel io cuore. Faccio la rana pescatrice in potacchio e nel potacchio ci metto le olive taggiasche. Ricordiamo che cos'è il potacchio, lo potacchio. Sapete voi che cos'è il potacchio? No. Io non lo conosco. No. Questi hanno da imparare, è una classica cottura marchigiana, quindi è chiaro che non lo possono conoscere. Nell'entroterra ci si fa il coniglio in potacchio, la cottura è in casseruola fatta con aglio, rosmarino, poi si mette o il coniglio o nel mio caso la coda di rospo, si sfuma con del vino bianco verdicchio, chiaramente. Poi pomodorini e olive taggiasche, vedi come sono generosa, metto anche un po' di toscana nelle mie mani. Allora, bene, quindi l'oliva taggiasca abbiamo visto che caratteristiche ha, i capperi sono capperi dissalati? Capperi dissalati di Salina, isola di Salina, ma Pantelleria, vanno bene ovunque, un cappero, insomma, però, un bel cappero. Sale, dissalato, da dissalare, ok? Bene, ok. E quindi abbiamo tutto. Allora, abbiamo gli ingredienti. Noi dobbiamo solo mettere al fuoco un po' d'acqua. Bene. La portiamo a bollore. Sì. E la spengiamo. Ah. In modo che cali un po' la temperatura. Mm. Perché non ci deve essere una temperatura troppo aggressiva. Che cosa vuoi fare? Voglio fare... mi sono un po' rotto le scatole di bruciarmi con le padelle, capito? E allora ho detto, voglio fare un'altra cosa, non voglio più bruciare con le padelle, ormai mi sono bruciato anche troppo. Voglio cuocere questo pesce e queste verdure dentro un barattolo da cottura ermetica, un barattolo facilmente reperibile, quelli con l'anello che fa tenuta, in modo tale... quelle delle conserve, esatto, quelli esatto. Che ognuno si crea poi sotto ha, vuoto praticamente dentro e rimangono tutti gli umori buoni o cattivi, perché qui c'è da stare attenti, perché se uno usa un pesce poco buono, ma è Borgia, se ne viene esaltata anche quando la negatività. Capito? Allora va bene, allora diamo un suggerimento che può essere carino per portare, per esempio, una gita in barca, una gita in campagna, esatto. Il cestone che lui ha portato, con anche addirittura il libro, perché non può mancare nel picnic, libro, certo, vino, baccelli. Si siede, legge un buon libro, mentre quindi... sorseggia un bicchiere di vino e mangia il suo barattolino, ci mancherebbe altro. Quindi un suggerimento da tenere presente. Allora, abbiamo la coda di rospo. Mettiamo prima le patate. Più avanti. Prima le patate. Le spicchiamo. Io vorrei ricordare che Alain Ducasse ti ha definito un genio. Ah, ma forse perché aveva visto la mia pagella. Visto la pagella. No, qui non c'è niente di geniale, c'è solo un po' di attenzione. No, ma la genialità della semplicità, guardate, esatto, e questo è molto molto importante. Questo non ha inventato nulla, perché pensa un po' quante mamme... nei tempi in cui non c'erano i barattoli o le cose ermetiche e tutto quello, hanno creato per i loro ragazzini dei cibi così. Quindi veramente è un ritornare a un gesto, esatto, d'amore, ma molto molto semplice. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Io l'ho avuto, mi ricordo, quando andavo dalle suore. Allora, io il pomodoro non l'ho nemmeno sbucciato, lo voglio lasciare proprio così, nature, non voglio nemmeno togliere i semi, voglio che l'acidità del pomodoro
mi bilancia molto la dolcezza che poi troverò nel, va bene, nel pesce. Durante, okay, la pubblicità mettimi giù questo coltello, perché l'aria da pirata ce l'hai, il coltello pure, non vorrei. Pubblicità. Allora, eccoci qua, siamo tornati alla nostra ricetta di Massimiliano, e questa ricetta prevede un sezionare la coda di rospo, esatto, che in questo caso è un codone di rospo di grandi dimensioni, esatto, abbiamo un barattolo di quelli che normalmente abbiamo nelle dispense e che non sappiamo come utilizzare, magari l'abbiamo avuto per la frutta cotta o marmellate e confetture, e che possiamo far rivivere in un modo diverso. Poi abbiamo preso una patata o due, mezza cottura, la cottura diciamo quasi, sì, tre finita, quarti cottura, tre quarti. Poi abbiamo bisogno di un pomodoro, del sedano e un po' di sedano, un cuore di sedano tagliato molto sottile. Ci mettiamo anche le una foglioline, fogliettina che dà buona mineralità, il nostro pesce. Ok, i tocchetti, ci mettiamo le olive taggiasche. Abbiamo spiegato prima che le olive taggiasche si sposano perfettamente, sì, fatto bene, perché... Il capperino, due veli di cipollotto fresco. Perché il cipollotto fresco cotto è straordinario. Da e così quel con senso questa di cottura primavera. Veramente ricordiamo che abbiamo preso una pentola, l'abbiamo portata a ebollizione e ora la dobbiamo togliere. Alessandro, mi aiuti, la sposti, certo, leggermente togliendola. Sennò per cosa t'ho portato, scusami, se era d'accordo e mi avresti levato la pentola. Un pochino di sale e il mulino del pepe. E qui non ci mettiamo quindi l'olio. Che olio è, Alessandro? Questo dimmelo. È olio della famiglia dei Frescobaldi, è l'Audemio. Che caratteristiche ha l'Audemio, oltre che essere famoso oltre e buono? Famoso, è molto minerale, è molto profumato, è molto verde, perché si vede, è fatto con le olive molto... extravergine, ovviamente, lo sappiamo. Quando sono proprio belle acerbe, quindi danno un bel colore vivo e brillante. E poi, come ho detto, ha un profumo che si... Quindi adatto anche per, sì, il pesce, non ammazza il profumo del pesce. No. Anzi, senti, ho visto che hai scosso questo. L'ho scosso un po', gli ho dato una shakeratina. Fatto bene, Beatrice, ha shakerato. Ti convince sto pirata? Certo che mi convince. Lo immergo nell'acqua, ok? Sì. E lo lasciamo in quest'acqua calda, che piano piano ora calerà di temperatura, per circa una venticinquina di minuti. Quindi possiamo dimenticarcelo, esatto, per un po'. E lo mangiamo quando... Bellissimo. Ce lo ricordiamo, rimane, sì, bello caldo. Voglio avere una... Questo è buono anche freddo, fra l'altro. Assolutamente. Perché comunque lascialo pure lì dentro. Tra l'altro è un suggerimento, ricordavamo prima, per un picnic, e abbiamo qua un po' il diverso cestone, dal solito. Un po' diverso, ma so anche che in cene un pochino più informali viene dato monoporzione questo barattolo. Adesso ci sono dei barattolini piccini, sì. Ci si gioca. Ci si gioca. Cosa ci porti nel mini barattolino? Ma nel mini barattolino ci puoi mettere una cosa così, oppure un piccolo guazzetto di pesce, oppure le semplici cozze e vongole. Io facevo un piatto dove sopra ad un pesce ci dovevano mettere i clienti cozze e le vongole shakerate. Prima dovevano farlo loro, shakerare e poi aprirlo. Quindi, perché cerchiamo di coinvolgere anche il cliente per farlo sentire partecipe e consapevole dell'aver creato e fargli un piatto. Crescere l'emozione. Hai ragione. Senti, ma questa cottura praticamente permette, una volta stappato, perché si sigilla, quindi si stappa praticamente quando viene servito, no? Esatto, fa proprio il sottovuoto sotto, si crea, capito? Quindi c'è un'esplosione di profumi, esatto, un po' come era un tempo il cartoccio, insomma. Fa proprio così. Paf! Questa è la versione tradizionale della cottura che noi facciamo oggi con i mezzi che abbiamo, che è quella della cottura nel sacchetto sottovuoto nel forno a bassa temperatura. Eccola qui. Esatto. Ecco.
Ora, chiaramente non c'è la precisione della temperatura, sì, però il metodo è quello. A casa sì. Però si può fare così. Certo. Bene, questo è molto carino. Ricordiamo anche, forse, se la sera prima, non so, vogliamo, a parte il pesce non regge, ma se vogliamo mettere dei bocconcini di coniglio o non so, anche del, forse del pollo. Sì, il pollo con carni bianche. Possiamo prepararcelo la mattina, anche un pesce ben fresco regge, preparato la sera, no? Regge, la cottura regge. Ecco. Quindi può essere, ci possiamo anche avvantaggiare. Come potremmo fare anche un uovo lì? Stavo pensando alla coque. Ma anche un bel budino. Un bel budino? Sì, perché i budini si fanno in cottura in forno a bassa temperatura in acqua, quindi anche nel barattolino mantiene anche lì l'odore, i profumi, il sapore. Quindi. Allora non ci resta che andare nelle nostre dispense, andare a cercare dove abbiamo messo questi barattoli e farli rivivere in questo modo, va bene? Vi vorrei ricordare il quiz, visto che il ristorante dei Frescobaldi offre l'opportunità di consumare un pranzo o una cena per due persone, un menù degustazione presso il loro ristorante, a chi indovinerà questa canzone. Sembra di averla sentita sì, già, ma magari. Allora, nel frattempo, ricordiamo per favore Massimiliano la videata degli ingredienti e quindi che cosa abbiamo fatto. Allora, il barattolo, ve lo faccio vedere, ecco. Bravo. Il barattolo da cottura ermetica, dove abbiamo cotto una rana pescatrice all'isolana, quindi un bel filetto di pesce, patate, pomodori, un cuore di sedano, una manatina di capperi, una manatina di olive taggiasche, un bel cipollotto fresco, un ciuffo di basilico se si vuole mettere, olio, sale e pepe. 20 minuti, 25 minuti in acqua portata a bollore e tolta dal fuoco. Lo lasciamo lì per 20 minuti, vai. Dopodiché lo togliamo. E lo possiamo mangiare o al momento o mantenerlo, rimane in temperatura per diverso tempo, per mangiarcelo magari nel nostro picnic. Benissimo, sei pronto ad ascoltare una bella poesia? Perché durante un picnic un poeta ci vuole sempre, no? Uno che me la legge però. Certo, ora anche leggere. Ma questo è terribile, Alessandro. Alessandro Riccio, eccomi, che cosa mi hai preparato stasera? Stasera per coniugare appunto questo pesce, no? E anche abbiamo parlato di mare, no? Mare Tirreno, mare Adriatico. Gabriele D'Annunzio ha dedicato una splendida poesia al brodetto abruzzese, no? Che ha quel gusto un po' piccante. Per il diavoletto, no? Che usiamo, il famoso peperoncino chiamato diavoletto, no? Ed è incredibile come questo poeta riesca a trovare bellezza anche in una semplice zuppa. Quindi a voi, ve la leggo. Nel glauco mare, che già amaro in sante rampogne il vate disse, nel sonante mare, che specchia Febo, Italo amante, divino ardente, di tra i flutti prendemmo la silente figliolanza del cefalo lucente, il turgido melargo paziente. Dai fiorenti orti cogliemmo il timo, i rossardenti diavoletti folli e le virenti erbette fine. Il fuoco lento, infine, alle terrine porose demmo e il canto alle marine spiagge che vider navi anche col rostro. Nessun brodetto mai eguaglia il nostro. Bravo Alessandro! Questo è dedicata quasi, diciamo, alla nostra Beatrice, perché lei è marchigiana, quindi... E quindi assolutamente l'abbiamo scelta, il vate ha pensato anche a voi. Sì. Alessandro, a domani, grazie, il gusto della parola. Nel frattempo abbiamo la prima telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, che bella voce squillante, da dove chiama? Siamo da Pescia. Ah, Pescia, paese dei fiori, Mi chiamo Spesso. Infatti la riconosco alla voce. Senta, vediamo un attimo, è riuscita a indovinare la nostra canzone? Sarà dura. Proviamo, su. Allora, io dico, vola con l'onda nei tizi e l'anno 55. 1955. Niente, mi dispiace. Niente di niente. Va bene, arrivederci e grazie, piacere averla sentita. Arrivederci. Allora,
Beatrice, sei contenta di questo omaggio che vedi i poeti? Ma, abbiamo scoperto che mangiavano, sì, e gustavano. Mi dispiace per D'Annunzio, se è fermato in Abruzzo, perché se si arriva un po' di più lo mangiava il meglio. Diceva che era il tuo, era meglio, no? La differenza fra brodetto abruzzese e brodetto marchigiano, qual è? Allora, il brodetto abruzzese è molto piccante, infatti se il tu diavoletto. Ecco, parla di proprio peperoncino piccante, e di solito in Abruzzo non mettono mai né il pomodoro, ma mettono peperone? Peperone giallo e pomodoro se lo mettono verde. Ah, ecco. Proprio perché per distinguersi dai da marchigiani. I marchigiani invece sono passione, quindi peperoni rossi, marchigiani, pomodori rossi. I marchigiani sono un po' esauriti, perché ogni provincia ha il suo brodetto. Guai a farlo uguale a quello della provincia accanto. No, veramente una cosa che sono non sono esauriti, va bene. Sentiamo l'ultimo, lui che deve andare a pescare, poi mi ha detto. No, allora, invece il brodetto per voi? Per noi il brodetto è la zuppa ai pesci. Ecco, e a Livorno cacciucco, ma per noi è zuppa di pesce. Zuppa di pesce, per Alessandro invece? Eh beh, come ha detto lui, zuppa di pesce, insomma. Io zuppa di pesce. Va bene, via. Allora, la prossima volta faremo brodetto e zuppa di pesce. Adriatico perché... contro Tirreno? No, non è contro. Sfida pesce. Ma che... no, ora, lanciamo... All'ultimo pesce. Non voglio lanciare nessuna sfida. Voglio semplicemente far conoscere le piccole diversità che la nostra bella Italia permette. Esatto. Che sono diversità di prodotti, di culture e di tradizioni. Va bene? Esatto. Ora vai a pescare, perché so che mi hai detto io devo andare a... Assolutamente. Tirare le reti, aspetta, no. Le rane pescatrici stanno arrivando tutte lì al ristorante, no, e quindi devo andare a coglierle. Devo assolutamente andare, perché ho Bersani, Berlusconi e Grillo a cena. Allora fanno il governo. Puoi anche rimanere qui. Fanno il governo qui. Da me. Fanno il governo da te. Quindi ci devo essere. Ah, va bene, ho capito. E che cosa gli darai? Il barattolo. Il barattolo. Pensavo il bidone. Basta. Vedete, la politica sta tornando nei discorsi in cucina. Va bene. Ringraziamo tanto il nostro Massimiliano del Votapentole. Va bene, la sfida è stata lanciata. Quando va bene. Vai, la raccogliamo. Vai. Grazie, ciao. Arrivederci. Ciao. Allora, a questo punto... Senti, prima di tutti posso salutare la mia mamma, la mia sorella, la mia nipote. Davvero? Sì, ma guarda, poi c'è anche il nipote. Questa sera è un caso eccezionale, mi stanno guardando. Ti stanno, hai potuto constatare che ti stanno guardando veramente? Sì, perché mi hanno mandato un messaggio prima che arrivassi qui. Ma che ora ci sei? Ma dove sei? Allora, è sul canale Sky 517, va bene, e quindi sono molto felice. Avete fatto una gran bella persona, fatto di con tutta famiglia, perché ci sarà anche il padre, no? Tutto, Il mio babbo non c'è più, però allora, mi guarda da là e va bene così. Allora, va bene. Comunque, una gran bella persona a cui sono molto affezionata, che mi permette anche di fare le battute come faccio io, problemi. Vero? Allora, a questo punto, quest'uovo non nuovo... Facciamo quest'uovo? Sì. Questo nuovo... Questo uovo nuovo, anche allora, una parola un po'... Nel frattempo che voi giocavate con la rana pescatrice, io ho messo a cuocere i miei pisellini, perché altrimenti avevo paura che non si facesse in tempo a fare la salsa. Quindi ho semplicemente messo dell'olio, dello scalogno, un pezzetto di pancetta per dare il profumo, ho buttato i piselli e finisco di cuocere con del brodo vegetale. Praticamente sono quasi piselli alla fiorentina, piselli alla dire, fiorentina, no? Un po' più brodosi, perché io poi frullerò tutto quanto per fare una salsa. Bene. Okay? In genere i piselli alla fiorentina però hanno l'aglio. L'aglio e non... Possibilmente non l'agliotto fresco, sì, vero? Assolutamente sì. Allora, adesso ti faccio montare le chiare dell'uovo. Ah, sì, sì, io sono pronta a montare perché le chiare. Perché per fare quest'uovo nuovo separiamo l'albume dal rosso. Ecco. E montiamo l'albume con un pizzico di sale. Bene. Sono molto curiosa. Alessandro, sai montare bene le chiare? Quando ero giovane, sì. Ora, come quando eri giovane? Sì, perché quando fai scuola alberghiera ti fanno montare tutta la cosa. Ma guarda, ragazzi. Allora io mi ritiro in buon ordine. Va bene, allora io monto di lato, di va bene, pizzico di sale, ecco qua, e ti lascio invece lavorare da sola, va bene, così allontano il rumore. Un'altra? Un'altra. Devono essere montate molto ferme? Molto ferme, sì. Beh, ok. Mi diverto.
Ecco, la macchinetta è facile, ecco, il frullatorino si fa veloce. Dai, ti ho facilitato il lavoro oggi, Anna Maria. Sì, guarda, mi brontoli sempre che ti faccio lavorare troppo. No, non è vero. Adesso allora praticamente abbiamo dei piselli simili alla fiorentina, sì, un pochino più liquidi, che stanno cuocendo, va bene? Facciamo. E ci hai messo la pancetta. Sì, che ora tolgo, ecco, perché sono cotti e siccome devo frullare tutto, togliamo la pancetta. Basta? Basta così? Sì. Ecco fatto, siamo stati bravi, eh? Visto come avete una fatto presto? Eh? Sì. Allora, senti, hai tolto la pancetta, ma... ora abbiamo messo la pancetta perché è un classico, il primo rigatino, quello che è pronto giusto per Pasqua, perché certo, ricordiamo che alla Pasqua sono legati tante tradizioni, esatto, anche quello di togliere dai caratelli il vinsanto, mi sembra. Perfetto. Quindi, sbinare il vinsanto, sì. È vero, sbinare, sì, il vinsanto, sì, tu me lo dirai anche forse in modo più preciso, come quello di assaggiare i primi salumi che sono pronti, prima di tutti il rigatino, la pancetta stesa. Quindi è questo che è un rito legato proprio alla primavera. Allora, adesso... Allora, nel frattempo, sì, mettiamo la chiara che tu hai montato nel nostro sacco a poche. Questo sarebbe per fare le spumette, potremmo dire. Sì, si fa con lo zucchero e qui invece abbiamo messo un pizzico po' di sale. Però di sale. Brava. Ok. Sono curiosa. Facciamo un piccolo buco. Piccolo, vedo. Questo mettiamo qua. Eccolo qui. Poi andiamo a fare il nostro uovo. Qui? Esatto. Aspetta, metto. Quindi abbiamo preso una carta forno. Carta da forno, un cerchietto. Bene. Di metallo. Se non lo trovate di metallo, potete farveli tagliare in ferramenta anche di quelli di plastica che usano gli idraulici per fare le tubature. Ci sono di tutte le misure, ah, sì? E ve le fate tagliare di tutte le altezze, purché non debbano andare in forno, chiaramente. No, in questo caso non deve andare in forno, ci serve solo per fare la forma. Ok? Ah, sì? Quindi mettiamo uno strato del nostro albume, lo schiacciamo leggermente. Ma veramente? Facciamo questo lavoro anche nell'altro stampino. E poi andiamo a recuperare i nostri rossi. Allora, recuperiamo i rossi. Vedete qui, devono essere proprio intatti, quindi praticamente stiamo rifacendo un uovo al tegamino. Brava. Uovo in modo nuovo, hai detto che non deve essere messo in forno, deve essere messo in forno, certo, ma non con il copapasta. Senza questo. Adesso copriamo con il nostro albume. E sigilliamo premendo. Sì. Posso toccare anch'io? Cioè, sì, ah, è una pensate. Cosa... Ma scusa. È quasi gustoso da toccare. Sì, direi di sì. Puoi toccare anche tu? Guarda, la curiosità ormai è tanto, ormai... L'ho toccato tutti, ormai, tanto va sì, in forno. Poi non ha problemi, togli il cerchietto, quindi per questo ti dico può essere anche di plastica, e mettiamo nel forno. A quanti gradi? 180 gradi per 5 minuti. Pochissimo. Allora, vedete, questo è un suggerimento veramente particolare per presentare un uovo. L'uovo che è protagonista sia per una simbologia legata all'uovo. L'uovo è sì, la nascita, quindi la rinascita. Ecco perché si consumano, si regalano e vengono dovunque ci sono uova. Anche nella tradizione proprio contadina le uova sono un classico. E poi, non è solo il momento per offrire le uova, ma è anche il momento per gustarle in abbondanza, perché dopo il periodo della Quaresima, certo, in cui un tempo venivano addirittura proibite, venivano messe via e poi tornavano nei dolci. Ecco qua. Proviamo la nostra salsa.
Allora, mentre frulliamo la nostra salsa, io ritornerei sul quiz, perché il nostro Alessandro Frene vuole avere questi ospiti a cena da noi, al ristorante, certo. Al ristorante, e vogliamo sapere il titolo, l'interprete e l'anno della canzone di cui sentiamo brevemente un altro piccolo pezzo. Io non l'ho capito. Io neanche, ma non importa. Allora, a questo punto noi abbiamo i nostri piselli che stanno per essere frullati completamente. Piselli. No, non li voglio proprio del tutto frullati, ah, no? Anna Maria. No, perché mi piace sentire il gusto del pisello, perché adesso poi specialmente che inizia la stagione, una primizia, quindi sono tenerissimi e dolcissimi, ecco. Quindi perché coprirlo troppo? Hai ragione, guarda, io ti vedevo talmente accanita lavorare con tanta forza. Se tu vedi, sì, li vediamo, pezzi. Ci sono pezzettini. Sì. Allora, abbiamo detto che abbiamo messo questi piselli con olio, l'olio, scalogno, lo scalogno, la pancetta che abbiamo tolto, li abbiamo cotti quasi del tutto. Sì, con un po' di brodo vegetale. Esattamente, nel pisello alla fiorentina c'è il tocco di zucchero che qui non c'è. No, qui ci ho messo un po' di sale. Ecco, nel frattempo abbiamo preso le chiare, le abbiamo montate ben bene, le abbiamo messe, vedete, in un sac à poche, abbiamo preso un pezzettino di carta da forno, abbiamo creato la nostra impronta praticamente attraverso un coppa pasta, abbiamo ricoperto l'anello di questa praticamente spuma, potremmo esatto. dire, di chiare montate, meringa. La meringa, poi abbiamo preso il tuorlo dell'uovo, che potrebbe essere anche più carino di quaglia, piccino piccino, volendo. Sì, si possono fare anche di quaglia. Lo rimettiamo lì sopra, ricopriamo tutto e mettiamo in forno. Dopo la pubblicità quest'uovo si materializzerà. Sì. Va bene, pubblicità. Allora, con la nostra Beatrice abbiamo fatto quest'uovo in modo un po' diverso, vero nuovo, Alessandro? Nuovo. In modo nuovo, abbiamo fatto anche una crema di pisellini freschi, quindi profumata, che non deve essere frullata del tutto perché ha detto che si deve sentire. Sì, io voglio sentire proprio la primizia, capito? Beh. Il pisello primizia. Bene, ci abbiamo messo comunque per cuocerlo dello scalogno, della pancetta, quindi abbiamo fatto una ricetta abbastanza classica ma un pochino tenuta lente aggiungendo del brodo vegetale, ed eccola qua. Nel forno invece, lì, vai a controllare Alessandro se è tutto a posto, abbiamo messo per quanti minuti? 180 gradi per 5 minuti. Il nostro uovo, che ora andiamo a prendere. Un modo nuovo di presentare non l'uovo al tegamino, ma l'uovo al forno. Ti va? Bel modo. Anche bel se modo so nuovo. Che tu presenterai presto, in una delle prossime trasmissioni, un modo nuovo di fare l'uovo. Nuovo. Molto, molto carino. Allora, ecco qua. Vedete? Ecco qui il nostro uovo. Ma guardate, quindi si crea una meringa salata, che brava. In realtà è proprio una meringa salata, che racchiude dentro il tuorlo dell'uovo, che così inglobato in questi glu mantiene la freschezza. Mi piacerebbe anche vedere. Qui sopra ci abbiamo messo che cosa? Delle belle fette di prosciutto. Delle fettine di pata nera. Ah, di pata negra. mica male. Vero. Però tu hai, scusami, prego. Ci sono i suini. Sì, quelli di. Quelli di Nipozzano, quindi non possiamo dire nulla. No, assolutamente. Pata negra comunque è un'eccellenza spagnola, è un praticamente un prosciutto che viene da un maiale che è allevato praticamente allo stato quasi di cinghiale. E questa che cos'è? Sto provando a fare una schiuma praticamente fatta con le bucce dei piselli, perché sai, io non mi piace buttare via mai niente, no? Allora, le bucce delle fave le abbiamo viste messe in una sorta di piatto a base di fave che sono state, di bucce di fave che sono state lessate e poi risaltate con l'aglio e ridotte in crema. Queste ora, le bucce di piselli stanno diventando come? Stanno diventando una allora, schiuma? A parte che sono buonissime per fare anche una zuppa, perché se anche tu le queste. Cuoci e le frulli sono veramente buone. Poi con quanto buone. Costano i piselli oggi è meglio consumarli. È la parte più buona perché tu senti che profumo che fa. Questa posso io praticamente berla. Ho centrifugato con una centrifuga anche di quelle che si usano a sì. casa. Questi. Crudi? E questo è il risultato. Si beve?
Si può anche bere. Ora vado no? subito a assaggiarla. Poi per fare questa schiuma verde, certo. Sì. Ho semplicemente aggiunto della lecitina di soia. Ah, lecitina di soia, dove sì. si trova? In farmacia. In farmacia, ma anche ormai nel supermarket. Prego. Vieni, un bicchierino verde. Allora la bevo. Vai. Ma? E dà ancora di più gusto ai piselli. Quindi esalta praticamente il gusto dei piselli che nelle differenti cotture o non cotture hanno profumi e sapori diversi. Sono di piselli, eh? Buono. Pronto? Pronto, sì, buonasera. Buonasera, il suo nome? Sono Fiorenza di Pistoia. Fiorenza, buonasera. Lì a Pistoia avete una grande tradizione legata alla Pasqua, vero? Le schiacce di Pasqua, brigidini, eh? Ma brigidini all'Amporecchio. Brigidini all'Amporecchio, ma anche lì a Pistoia, no? Ma veramente, qui a Pistoia... No? Perché no, ora... Proprio... Mi avevano detto che durante la Quaresima ci sono questi mercati rionali in tutta la Toscana dove vengono venduti anche i brigidini, ah, croccanti. Ah sì, perché ci sono i perdoni, li chiamano. Sì. Nei paesini, sì. Esatto. Sì, 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 sì. Quello bene, sì. Mm. Bene, meno male che non mi ha smentito. Allora, no. vediamo se io la posso premiare, eh? Mm. Sì, non lo so, però. Sì. Dunque, a me mi sembra che sia quel mazzolino di fiori di Nilla Pizzi del 1944. Mi dicono di no. No. Peccato. Io navigo nel buio, quindi non posso neanche aiutarla. Neanche io. Lo stesso, la ringrazio comunque. La saluto comunque. E tanti tanti auguri. Grazie anche a voi tutti. Grazie. Grazie. Arrivederci. Senti, devi assaggiarla anche tu, Alessandro. Prendi un altro bicchierino verde. Ormai queste sono vitamine, dei sì. suggerimenti molto molto azzeccati. Vitamina Beatrice e clorofilla. E clorofilla, quindi se divento verde non vi preoccupate. È colpa della Beatrice che vi aspetta al Borgo San Jacopo con la nuova carta. È un bellissimo sì. ristorante in uno splendido contesto e vi ricorda adesso la sua ricetta. Allora, uovo, piselli, brodo vegetale, pancetta e scalogno sì. per fare la nostra salsa. Olio, sale e delle fettine di pata negra. Ricordiamo però che abbiamo preso abbiamo montato le chiare, queste chiare le abbiamo messe nel sac à poche con un piccolo, erano state montate con un piccolo pizzico di sale. Una volta montate le abbiamo messe nel coppa pasta, abbiamo fatto questa base tutta di schiuma praticamente su cui abbiamo adagiato il tollo dell'uovo. L'abbiamo ricoperta tipo igloo e l'abbiamo pressata leggermente. Dopo averla pressata abbiamo messo in forno a quanto? 180 gradi, 5 minuti. Benissimo, nel frattempo abbiamo fatto una crema. Questa crema è di piselli, ma potrebbe essere benissimo anche una crema di fave, una crema di cicorietto, una certo, crema tutto comunque quello che sta bene con l'uovo. Di primavera e che va bene anche carciofi con l'uovo, asparagi, assolutamente. Volevo farti vedere come che dentro rimane. L'uovo. Lascialo pure lì, guardate. Che bello. Questo è veramente un bel piatto, semplice, in linea con quello che abbiamo detto, tradizione, attinenza alla stagionalità e... Modo innovativo. Modo innovativo. Adesso bevi. E salute. Alessandro, al noviziato di Alessandro, va bene, eh? Se diventiamo verdi è colpa sua. Sì, assolutamente sì. Allora, vediamo quest'altro bel piatto che è un piatto invece più di tradizione, sì, no? Più di tradizione, anche se c'è una componente di innovazione perché... È un ragù atipico perché non è passato, è tutto a pezzettoni. Ah, quindi è il ragù di una volta. Il ragù di una volta, sì. La mia mamma. Nella tradizione siamo ritornati alla modalità, ma nella tradizione. Bene. Perché non viene non viene triturato niente. Quindi perché... è una classica, potremmo dire, tartare sì. a forza battuta a coltello. Una battuta, sì. Beatrice, ci vai a mettere la pasta? Perché noi abbiamo certo. una pasta molto particolare. Sì, abbiamo no? dei pici senesi fatti con della semola di grano duro. Mm, e bellissimi. Quindi, sì, quindi hanno bisogno di 13 minuti di cottura, quindi ci dobbiamo... avvantaggiare. Sì, assolutamente sì. Senti, questi pisci, scusami, sì. che tu fai fare apposta, sì. voi sono trafilati fare. A bronzo, naturalmente, ecco. come vedi sono molto ruvidi, tengono moltissimo la cottura e sono tra l'altro, tengono molto sì. anche la salsa. Quindi il sì, piscio ruvido, sì. ecco, serve per catturare il sì, sugo. Tutti i sughi, sì. Quindi abbiamo detto 13 minuti, una pasta di qualità come sì. questa. Allora, adesso vediamo gli ingredienti necessari. Allora, gli ingredienti, partiamo. È un classico ragù, quindi si parte sempre da un soffritto. Si mette dell'olio,
naturalmente io mi sono avvantaggiato, ho fatto già tutte le verdure, quindi un po' di sedano, tutto a cubetti, un po' di carota. Quindi siamo proprio nel ragù classico, potremmo dire, vero? Cipolla rossa. Poi c'è una piccola componente che diciamo viene dalla mia parte, che è mugellese, quindi... Oh! Sì, io aggiungo anche del rosmarino, dei ciuffi di rosmarino. Che in genere stanno bene anche nel ragù di coniglio, assolutamente, mi sembra, sì. Vero? Anche rosmarino, timo. E in più anche delle bacche di ginepro. Per profumare. Sì, eh? Assolutamente sì, per profumare. Senti, fra l'altro, visto che hai parlato di origini del Mugello, sì. No? Il Mugello, fra l'altro, i Frescobaldi hanno anche delle tenute, sì. Su, e poi ricordiamo che è terra di pastori, perché ci sono, sì. C'è una colonia addirittura che, venuta, sì, dalla Sardegna, ormai è diventata praticamente autoctona. Tanti anni, sì, no? che sono su. Infatti questo agnello viene da queste parti, e questo, in questo caso ti spiego, sì. Anche per questo ragù io non uso i tagli canonici, quindi non uso nella parte di coscio. Uso ti passi il mestolo, che così, sì, ti aiuto. Grazie. Qui viene usata la parte dello spallotto, sì, vedi, cuoco grande, mestolo grande. Non c'è niente, sì, da fare. Hai perfettamente ragione. Da polenta, ti dirò, veramente. Sì. E allora, poi, dicevamo di tagli di agnello per il ragù. Intanto, sì. Beatrice, tieni, ti do questo mestolo gigante. Tenere sotto controllo la pasta. Eh sì, ci vuole un po'. Tieni. Vedi che bella cosa avere la Beatrice, ci dà una mano in questa situazione. Ma guardate che qui ad Aspettando il TG i cuochi amano confrontarsi. Non sono gare, ma è proprio, sono confronti. No, avete... siamo dei, vero? Buoni vicini. Ecco, quindi. Allora scusami tanto, sì. Torniamo un attimo al tipo di carne. Quindi cosa significa taglio non canonico? Non canonico, perché normalmente si usa tagli di coscia e sono più magri. Però essendo più magri apportano anche meno sapore, perché non hanno quella presenza di grasso che è necessaria, che conferisce tenerezza e anche sapidità e sapore. E quindi? Quindi io preferisco usare le parti della spalla, in questo caso è uno spallotto. Bene, uno spallotto perché d'agnello. Costa anche meno. Assolutamente sì, infatti in questo caso risparmieremo anche nel costo del piatto, perché la spalla costa circa un terzo meno della coscia. Infatti noi uno dei suggerimenti che abbiamo dato in questo periodo è di prendere l'agnello intero se si è in una famiglia abbastanza grande. Stanno violentando il povero tegame, sì. Che non vuole aderire alle nostre, è vero? Ai nostri fornelli. Ma sai perché? Perché nelle nostre cucine ci sono i gas, sì. E soprattutto l'alluminio dal gas, dalla fiamma, si deforma. E tende sempre a fare la conca praticamente. A imbarcarsi, sì. Una piastra a induzione che è liscia, se non aderisce perfettamente, non fa contatto, fa pochissimo. È molto contatto. Interessante, scusami, e questi poveri tegami che hanno cambiato forma, come si fa a farli tornare normali? Ci vorrebbe i vecchi stagnini che andrebbero ribattuti, ma ormai... Una bella martellata. Una bella martellata. Puoi prendere, io faccio una pentola più piccola, la metto rovesciata e col batticarne... Cerchi di dargli la forma. Allora, altra puntata da Aspettando il TG, dopo la sfida, sì. Facciamo tornare nuovi i tegami, va bene, la prossima volta, adesso la telefonata, pronto? Sì, pronto, salve. Buonasera, finalmente un signore, avevamo tutte signore stasera, da dove chiama? Da Empoli. Le farebbe piacere indovinare per poter andare al ristorante? Ma sì, mi farebbe molto piacere, sì. Allora, vediamo se lei... È difficile, però. Ma no, non iniziamo così, non si demoralizzi, forza. Nome, nome, interprete e anno. Allora, io riprovo con Vola Colomba di Milla Pizzi, però del 1952. Vola Colomba. Mia mamma, ah, sì. Sicuramente gioirà in questo momento. Allora la dedichiamo alla mamma, come si chiama? Elide. A Elide, dedicata a Elide Vola Colomba. Benissimo, complimenti, lei come passerà la Pasqua? Pronto? È già andato? Pronto? No, come passerà la Pasqua lei che ha vinto? Ah, è a pranzo in famiglia.
E che cosa mangerà, lo sa già? Eh no, una sorpresa della mamma. Va bene, allora sarà una sorpresa. Invece per tutti noi non lo sarà in genere. No. Arrivederci, verrà contattato dal nostro Alessandro. Assolutamente. Va bene, e tanti auguri. Beh, allora, a questo punto, visto che questo ragù è un ragù un po' anomalo, non c'è bisogno neanche di farlo soffriggere tanto, perché vogliamo che poi nel piatto si ritrovino le verdure che abbiamo messo. Quindi deve essere un ragù dove vedi anche quello che mangi, oltre a sentire. Ah, quindi viene tagliato al coltello e non omogenizzato come tante volte, ormai non va più. Quindi, però, aggiungiamo... La pentola è tornata aderente, sì. Che gli hai fatto? Schiacciata. Ha schiacciato. Da una parte ce l'ho fatta, ma dall'altra non ce l'ho fatta. È troppo divertente. Allora, questo agnello, di quanto tempo ha bisogno per essere definito cotto? Allora, se dovessi star dietro a quello che diceva mia nonna, ci vuole almeno 6 ore. Ma questo si fa in un'ora di cottura. Benissimo. Però in questo caso... Intanto lo salo per l'aggiusto leggermente di sapore. Lo sfumiamo con un pochino di vino bianco. Vino, in questo caso un vino pregiato, perché tutto sommato mettiamo sempre dei prodotti buoni, e lo lasciamo cuocere piano piano per, abbiamo detto, almeno un'ora. Sì. Va bene? Lo allunghiamo casomai con un pochino di brodo vegetale. Quando la pasta praticamente è pronta, mantechiamo il tutto e serviamo. Bene, allora a questo punto noi però dovendo aspettare un'ora perché sia pronto questo ragù d'agnello, che ricordiamo è un ragù, vedete, in bianco, un ragù elegante anche con le fettuccine, noi abbiamo messo questi pici, quindi un perfetto primo, perché sempre meno sono le persone che vogliono mangiare l'agnello, ma non vogliono rinunciare i più all'agnello. Quindi non si mangia magari arrosto, non si mangia le cotolette, ma si onora la tradizione magari con un primo, vero? Assolutamente sì, in questo caso anche risparmiando soldi, perché le cotolette costano veramente tanto. Costano anche fatica a friggerle all'ultimo momento. Senti. Ecco qua il salto. Ecco, questo è un momento che dà grande soddisfazione a sia chi lo vede, vero? Sia chi sente i profumi. Sì. Vedete? Il pisce è cotto. Senti, la salsa qui si vede. C'è la formaggio o no? In questo caso abbiamo deciso di mettere delle scaglie di pecorino. Pecorino sempre che proviene da dove? Sempre dalla Toscana, è sempre roba a chilometro zero. Anche che perché... profumo! Scaglie di pecorino. Pecorino suggerisce un pecorino stagionato medio? Io direi un medio stagionato, medio non molto stagionato, sì. Mamma mia, che bello! Grazie. Ecco, guardate. È la Beatrice. Beatrice, bisognerebbe assumerla. Assumerla assolutamente. Anch'io. Non l'ho vista mai. Adesso ti assumo come rimetti a posto pentole, tu pure, perché questa è una cosa che dobbiamo spiegare. Sai quante pentole sono andate? Oh, mamma mia. Ramenghe. Allora, questo è un gran bel piatto, dicevamo prima, onora la tradizione, ma in modo molto più semplice e più tranquillo, meno impegnativo di un grande agnello arrosto. Sì, bravo Alessandro. Grazie. Che ci aspetti lì al ristorante dei Frescobaldi, Wine Bar, che ricordiamo dove è? In via dei Magazzini, angolo via Condotta, e a 5 secondi da Piazza della Signoria a Firenze. Insomma, uno esce lì e si illumina di bello. Sì, assolutamente. Come succede uscendo lì dal ristorante della nostra Beatrice. Mi vuoi ricordare per favore gli ingredienti necessari per il piatto, Alessandro? In questo caso la spalla d'agnello, carota, sedano, cipolla, vino bianco, ginepro, qualche ciuffetto di rosmarino, sale, pepe e i pici, naturalmente, e l'olio per il soffritto. Allora, ricordiamo che abbiamo preso la spalla d'agnello, che viene suggerita perché è meno costosa, perché è leggermente un pochino più grassa. Sì. Non deve essere cotta più di un'ora, perché è inutile, altrimenti diventerebbe anche stopposa. Va tagliata a coltello, va introdotta in questo battuto classico fatto di cipolla, carota e sedano, con un pochino di olio, ma neanche troppo, a cui abbiamo aggiunto l'erba per eccellenza che si sposa bene con l'agnello, cioè il rosmarino. Abbiamo messo anche, in onore alla tua nascita mugellese, no? Le bacche di ginepro. Abbiamo fatto cuocere sfumando, ma non troppo, perché deve rimanere comunque tenuto controllato. Non deve coprire il sapore neanche il vino. Con un buon vino, in questo caso un vino bianco eccellente. Ricordiamo sempre, quando mettiamo in un buon ragù ci vuole anche un buon vino. Abbiamo messo i pici, li abbiamo fatti gioire, saltare e a questo punto ricoperti di pecorino.
ci aspettano insieme anche all'uovo nuovo della nostra Beatrice. Che cosa devo dire? È sempre una grande gioia per me avere ospiti come loro, come la mia Beatrice che ci aspetta al Borgo San Jacopo a Firenze, come Alessandro Zanieri che è diventato di Aspettando il TG anche lui del Fresco Ristorante dei Frescobaldi. Arrivederci.